io, mia famiglia, anche mia moglie siamo testimoni di Geova da diversi. Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei testimoni di Geova, un movimento ha scoperto casi di abusi sessuali su minori. E chi denuncia viene cacciato. A questo punto dobbiamo parlare con chi ama la sorella. Luigi Pelaccia, di ieri. Ah, io vorrei parlare con padre del bambino abusato, anche lui appartenente alla setta. Ma lui stesso non voleva di una congregazione. Quello a cui state per assistere è un comitato giudiziario. Hanno mentito perché probabilmente tutte le conversazioni fatte dai testimoni. Ci sono dei documenti vostri dove dicono che è meglio pedofilia, devo andare. Tutte hanno chiesto l'anonimato per non vedere le loro vite rovinate più di quanto già non lo siano state. Anche chi è già fuoriuscito dall'organizzazione. Sono nato in una famiglia di testimoni di Geova. Essere marginale? Assolutamente no. Fa più male. Però non posso più avere contatto. Ascoltare una briciola. Lasciare mio padre, non c'era uno scritto. È profondamente sbagliato. E lo vuole dire. Salire sul palco e parlare agli altri fratelli. Però sai, cioè, se tu vieni a conoscenza di un reato, non dovresti denunciare. Cioè, io qua lo dico. Però gli anni non sono autorizzati dalle scritture a intraprendere alcuna azione. Fino a che non ci sarà una confessione o la testimonianza di due testimoni crediti. Fino a di 13 anni abusata dal padre, non degli adulti che hanno... Chi vuole parlare? Papa Sian. Non c'è più. Come non c'è più? Le chiamo solo un favore, visto che è stata più alta, non li prendo. Non sbaglio. C'è una legge, no? Italiana. Sì, dovete... la legge, guarda, noi rispettiamo la legge. Sono rifiutarsi di darci qualsiasi informazione. Però, siamo...